niente. Ciao ragazze, finalmente riesco a farvi questo video e sono contentissima perché me l'avete richiesto veramente in tante. Allora, vado subito al sodo perché altrimenti diventa un video lungo. Sto facendo dei lavoretti, degli aggiustamenti, quindi come vedete sono ritornata nella vecchia stanza proprio perché adesso posso farlo. Quindi spero finalmente di trovare una postazione stabile e non dovermi più spostare. Ma al di là di questo, mi ha aiutato tantissimo in questa riorganizzazione e risistemazione della casa, questo ciuffo ribelle si voleva prendere il merito di tutto, dicevo, mi ha aiutato tantissimo il libro di Marie Kondo, Il magico potere del riordino. Vi metto qui il link al video in cui vi faccio vedere il momento in cui mi è presa questa smania, ormai è quasi più di un mese forse, che sono praticamente proprio stata rapita da questa giapponesina tutto pepe, che devo dire veramente meriterebbe una statua, ragazze. Mi ha fatto svoltare perché sono riuscita a liberarmi mentalmente di tanti orpelli che sono ed erano soltanto tali, nel senso che tantissime tra voi in quel video mi hanno scritto che non riescono a buttare le cose, che non ci riescono, che le guardano, le rimettono a posto. È una cosa che io tendenzialmente non facevo neanche prima, però mi capitava. Adesso non lo faccio più, cioè mi rendo conto che una cosa non mi serve, quindi o la butto, o la regalo, o la do a chi ha bisogno. Ultimamente, tra l'altro, su richiesta vostra soprattutto, ho aperto il mio Depop o Depop. Mi trovate con il link di Carmen Semplicemente Me, tutto attaccato, lo so che fa schifo, ma è l'unico che mi è stato riconosciuto, è l'unico che mi è stato passato, ecco, diciamo così. E mi trovate appunto su Depop e vendo tantissime cose nuove, veramente nuove, alcune sono sigillate, avevo delle cose che nemmeno ricordavo più. Metto in vendita le cose che effettivamente necessitano di trovare un nuovo padrone, una persona che magari li usa, a differenza mia. E quindi questo mi ha consentito di fare veramente un notevole smaltimento, riorganizzare tutto. Si cambia proprio il modo di vedere le cose, proprio mentalmente. Facendo questa riorganizzazione e adottando questo metodo ci si rende conto di quello che veramente serve e quello che non serve. È una cosa veramente bellissima secondo me. Io vi consiglio tantissimo di leggere il libro perché è anche un arricchimento interiore. Ovviamente in alcuni tratti Marie Kondo sembra quasi pazza. Su alcune cose si vede infatti la sua cultura orientale e quindi da alcune cose io mi sono discostata. Però devo dire che ormai ho fatto mio il suo metodo e mi ci trovo veramente bene. Detto questo, ragazzi, non parlo più, vi faccio vedere come ho organizzato anche qualcosina in bagno, come ho utilizzato la carta adesiva per dare nuova vita a oggetti vecchi, come ho creato delle scatoline portatrucco. Insomma, vi lascio al proseguo del video, spero che vi sia utile, mi raccomando, pollice in su, tanti commenti e ci vediamo al prossimo, ciao! Effettivamente forse avrei dovuto fare il prima e dopo per farvi capire meglio quello che c'era prima. Qui c'era il mondo, però vi basterà guardare le foto su Instagram o comunque anche video precedenti per capire come effettivamente adesso questo piano è molto più ordinato e svuotato, e così anche tutti i cassettoni. Non ve li farò vedere qui, ragazze, perché altrimenti diventerebbe un video interminabile. Qui al lato ho messo tutte le mie cose ordinate e comunque ci sono molti scaffali vuoti perché veramente si recupera un sacco di spazio, e poi vi faccio vedere come ho organizzato le cose che uso ogni mattina. Allora, ho preso questo set di mensole dai cinesi, le ho trovate, le ho pagate 12 euro e ne sono tre, una, due e un'altra che vi faccio vedere dopo. E ho fatto questa composizione, quindi è proprio praticamente low cost perché questo e questo insieme l'ho pagati 5 euro. Come vedete, in questo primo contenitore ho messo le cose che mi servono proprio la sera per struccarmi, poi le mie due creme da giorno e da notte, il detergente per il viso che serve per il Clarisonic, qua ci sono io, ciao! E poi qui in questo contenitore che io ho sempre disdegnato, nel senso che non li guardavo mai di buon occhio, in realtà ho messo delle cose che sono organizzate benissimo così, perché ci ho messo il tonico che sta finendo, poi qua invece ci ho messo le creme per il contorno occhi, qui l'acqua micellare, il deodorante e delle maschere che uso saltuariamente, mentre qui ho messo i cotoncini, quindi i dischetti di cotone all'interno di questo portacotone di Thun, e la mia candelina per il bagno. Sto utilizzando la Fluffy Towels.
E l'altra mensola l'ho adibita a portacandele praticamente, ci ho messo appunto un'altra Yankee Candle e un bruciatore. Altra cosa che vi volevo mostrare era l'impiego di questa carta, per esempio, che ho utilizzato per risistemare la mia lavatrice perché l'ho spostata, sto facendo delle modifiche, l'ho spostata in un'altra zona, quindi sto facendo una piccola lavanderia qui rispetto a quella di prima che era molto più grande, e ho messo questa proprio qui sul piano della lavatrice in modo che risulti più ordinata, pulita, in modo da poterla tenere così ordinata, vedete? E sopra, ma non guardate dietro perché sto risistemando appunto, e sopra ci ho messo questa vaschetta con tutti i detersivi che utilizzo, mi piace tantissimo tra l'altro. Allora, partirei con questo cassettone, che è quello che è praticamente in una parte diversa della stanza, ed è un cassettone in cui ho messo praticamente tutto quello che dopo la selezione che ho fatto ho deciso di tenere, perché comunque ancora, per esempio, sono cose non scadute, cose che comunque utilizzerò, cose che comunque ogni tanto utilizzo, e le ho messe tutte qua in modo da attingere a mano che smaltisco le altre. Quindi ho tutte le terre, le palettine di A3, per esempio bronze. Questa qua è bellissima, per esempio, di Kiko, mi piace un sacco. Quindi questa qua, per esempio, che mi piace un sacco e che sarà la prossima che utilizzerò. Questa qui che è la Naked Flashed, questa qua che mi piace tanto, vedete, questa è addirittura si vede proprio il fondo, avevo toccato il fondo, anzi questa la prendo così la continuo ad utilizzare. Poi c'è questa qua di Essence, vedete, ce ne sono veramente tantissime, mentre qui ci sono i blush in attesa di essere utilizzati, ve ne faccio vedere qualcuno. Questo di Essence, ho tenuto quelli che comunque sono dei colori improbabili da trovare. Edizioni limitate di Kiko, oppure di Essence, questo per esempio è bellissimo ed è di Essence. Questi qua sono due di Deborah che mi piacciono un sacco, questi sono due sempre in crema se non sbaglio di Essence, sì, che mi piacevano tantissimo. Poi qui ho degli ombretti di Kiko mono che utilizzo poco, però a volte mi viene la mi ricordo di averli e mi viene la voglia di usarli, quindi l'ho tenuti. Qui sono tutti i pigmenti di Neve, Neve Cosmetics. Qui invece ci sono tutte le palettine di Essence, vedete, edizioni limitate, questa è di Pupa, Clio for Pupa, queste sono Catrice, Kiko, insomma tutte quelle che non utilizzo sempre. Ma qui ho tutti gli ombretti mono di Essence più i quad, questi sono, vedete, 5 o 6 quad che mi piacciono tanto, li reputo validi per il prezzo che hanno. E poi alcuni ombretti in edizione limitata, come queste, come questo della Happy Holidays, ecco qui si vede meglio, questi qua che mi piacevano tanto, questi che mi piacciono tanto, i Metal Glam, ecco, insomma questi sono tutti quelli di Essence, mentre sotto tutti i pigmentini MAC. Regalo di Elena De Velena, per cui sono anche molto importanti affettivamente. Mentre qui ho i pigmenti di Kiko, comprati e mai usati, devo dire, però ogni tanto li uso. Questo invece è il mio vanity table, e qui c'è lo specchio, vedete, ancora sprovvisto purtroppo di luci, le sto cercando, ancora non le ho messe. Vi faccio vedere cosa è rimasto dopo la selezione e come ho organizzato. Allora, qui c'erano veramente 2000 miliardi di matite, ne rimangono solo queste, e ho ottenuto i Long Lasting Stick and Shadow di Kiko, mentre qui ci sono alcune di marche diverse, come per esempio quella di Pupa, queste sono sempre di Kiko, alcune di Collistar, queste sempre di Kiko, Essence, insomma, ho lasciato e le ho messe qua in modo da averle tutte a portata di occhio. Qui ho questa palettina di Essence per le sopracciglia e qua tutto l'occorrente per le sopracciglia, mentre qui ho messo le pinzette per le sopracciglia e questa matitina di Essence, che è quella che sto utilizzando ogni giorno e quindi è in via di smaltimento. Quindi qui ho messo appunto matite occhi, Long Lasting Stick and Shadow e occorrente per le sopracciglia. In questo cassetto centrale ho messo invece
i fondi che andrò ad utilizzare dopo aver finito quelli che ho sul tavolo, e quindi quelli che ho appena acquistato, alcune ciprie, questo qui, questo correttore di Astra che mi piace tanto ma per ora non sto utilizzando, questo qui di Max Factor, quello di L'Oreal, e qua ci sono le basi occhi di Urban Decay che utilizzo uno per volta. Qui ho messo invece i 3 mascara o 2 che devo aprire dopo aver finito gli altri, quindi sono praticamente nuovi, mentre qui ho messo tutte le basi occhi, questa palettina che utilizzo sempre, le basi cremose, quindi queste sono di Essence, quindi sono 1, 2, 3. Poi ho alcuni ombretti, alcuni ombretti in crema che utilizzo come base, che ho messo tutti qua, ho raggruppato tutti qua, stamattina non ce la faccio a parlare, e quindi nel momento in cui voglio usare un ombretto mono o comunque degli ombretti in crema, so che sono tutti qua, non ne ho più, nessun altro è rimasto, quindi sono questi i superstiti, e quindi so che sono qui e quando mi servono li ho tutti sotto occhio. Passando ai piani alti, ho così distribuito la situation. Questa pochettina qui, della quale se volete vi faccio un video a parte perché ho messo veramente il necessaire per ogni giorno, ho appunto il necessaire per ogni giorno, quindi come vedete è ben sigillata, chiusa, la porto in borsetta se devo uscire, se devo stare fuori casa tutto il giorno, mi ritrovo tutte le cose che utilizzo e quindi ce l'ho qua, e contemporaneamente ogni mattina attingo ad essa in modo da avere appunto le cose che voglio finire, quindi questo è praticamente quello che devo finire in questo periodo e lo tengo qua dentro, mentre qui ho altre cose che vengono dopo queste, e quindi ho delle ciprie, dei blush, Kiko, questo illuminante di Wycon, questa che ho appena preso come avete visto dall'altro cassettone, questo qui di MAC che purtroppo mi hanno dato difettoso, però sto cercando di finirlo, no, questo è il blush Hot Mama che mi piace un sacco, questo qua è un illuminante di Essence Cinderella bellissimo, insomma ho tutte le cose che utilizzo a giorni alterni ogni tanto in modo da agevolare appunto lo smaltimento delle stesse. Poi allora, in questa cassettiera in plexiglass che ho preso, non mi ricordo, mi pare da GDL, ai supermercati GDL, ho messo tutti i rossetti, anch'essi superstiti, e più precisamente qui ci ho messo tutti quelli di Kiko, mi pare, Essence, Rimmel, insomma, e poi sotto tutti quelli di Kiko, vedete, quindi sono tutti riuniti qui e quando mi servono e voglio cercarli so che sono qui, mentre qui ai piani alti ovviamente ho messo tutti quelli di MAC e quelli più costosi che ho, quindi per esempio questo qui che è di Dior, quello di Yves Saint Laurent, questo di Chanel, e poi ho MAC, e dietro ho quelli di Pupa, gli IM di Pupa e qualche edizione limitata di Pupa. Qui davanti ho le Meteorite di Guerlain, questo pigmento bellissimo di The Balm che utilizzo spesso. Poi da questa parte qui invece ho messo dei rossettini di Essence che utilizzo spesso, delle cose che voglio utilizzare, quindi le metto qui in modo da ricordarmi che le voglio utilizzare, idem per questa parte. Qui ho lo spray fissante per il make up di Motives che mi piace un sacco, questo è il rossetto diciamo da tutti i giorni di Clarence che come vedete è quasi finito ed è un bellissimo nude, veramente bello, facile da stendere, stupendo, se vi interessa è il numero Jolie Rouge Brillant numero 11. Sempre sulla linea dei consigli di Marie Kondo ho fatto questo contenitore per rossetti con una scatolina di gioielli, non ricordo, mi pare morellato, l'ho ricoperta con questa carta e ci ho messo dentro i rossetti Essence che utilizzo di meno, che però so di avere qui quando e qualora io voglio utilizzarli. Poi all'interno di questo vasetto, che era una candela di Ikea, ho messo invece tutte le matite occhi nere, bianche e marroni, quindi quelle che utilizzo giornalmente, più i mascara che sto smaltendo in questo periodo, quindi questo di Essence, questo di Kiko, non ricordo, e questo qua di Sephora. Ecco, questi sono i mascara che sto utilizzando, e qui c'è la base di Essence che mi piace un sacco, la Lash Base, mi piace veramente tanto, avevo quella di Dior un tempo, probabilmente la ricomprerò prima o poi.
Qui ho messo invece tutte le matite labbra, sono quelle che veramente utilizzo quasi sempre, ce ne sono veramente tantissime, questa di Kiko che è bellissima, queste di Neve Cosmetics, questo che è il Jumbo Pencil, quindi un matitone gigante di Kiko, che ha il suo apposito temperino, mi pare di averlo messo qui, sicuramente sarà qui, sì, laggiù. C'è mio nipote qui, se si sente. Sì, amore, che bello, fammi fare il video, Gioia. Quindi tutti i matitoni per labbra li ho messi, tutti i matitoni per labbra, quindi li ho messi qua. E qui ho invece le tinte e i gloss che utilizzo. Ne sono rimasti pochissimi, pensate che ne avevo due di questi, due più grandi e pieni, e sono rimasti solo questi. Sono contentissima perché veramente sono quelli che utilizzo di più. E quasi mai in realtà, però quando voglio utilizzare un gloss ho tenuto soltanto quelli che utilizzo davvero. In questa cassettiera invece ci sono le palette, qui in questo primo cassetto, vedete, ho messo quelle che utilizzo di più. Ce ne sono tante veramente, se volete poi vi faccio vedere, a parte le varie collezioni, fatemelo sapere nei commenti perché non sto qua a perdere tempo, mentre gli altri, vedete, sono quasi vuoti perché veramente ho fatto un grandissimo repulist. Ho messo gli smalti, vedete, la sistemazione dei miei smalti, ho concentrato tutto all'interno di questa bacheca, vi ho messo la foto su Instagram, sono ben ordinati e facilmente trovabili, nel caso in cui voglia uno so dove andare a parare perché veramente ho fatto una super selezione anche per quanto riguarda gli smalti. Ultima cosa, abbiamo finito, ho messo qui queste palettine sempre in un contenitore di questi e l'ho trovato sempre dai cinesi, veramente pochissimo, l'ho pagato €1, €1,20 massimo. Ho messo queste palettine qui che come vedete sono tutte quasi diciamo consumate, va, abbastanza solcate, per cui le ho messe qui per utilizzarle, per ricordarmi che devo utilizzarle. Ho questa qua di MAC, ho questa della Naked che è la super 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 utilizzata, la più utilizzata del mondo per quanto mi riguarda, se riesco ad aprirla la apro, no non riesco, però fidatevi ragazze. Allora, ho poi qui questa di Deborah, ho qui questa di Essence che ho ripreso perché mi piace un sacco anche come palette occhi. Questa qui è una palettina di Nabla invece che contiene solo uno degli ombretti Nabla, mentre gli altri sono tutti MAC. Sì, amore. Ho finito. Questo invece è un eyeliner di Pupa che voglio finire. Sì, questo è un eyeliner di Pupa che voglio finire. L'ho messo qui e basta. Quindi questo, ragazze, è quanto. Non so se ve ne siete rese conto, però c'è stato veramente un grandissimo smaltimento e una grandissima selezione. Questo è quello che resta. Se guardate anche gli altri video, questa è la manina di mio nipote, eccolo qua, ciao, fai ciao ciao, ciao. Se guardate gli altri video ve ne renderete conto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao ciao ciao.